La confessione di Buscetta rivoluzionò le indagini di mafia su entrambe le sponde dell'Atlantico. Fece i nomi di centinaia di mafiosi che operavano in Sicilia, negli Stati Uniti e in Sud America. Rudolf Giuliani e Giovanni Falcone sperano Il pool antimafia aveva per ora gli elementi necessari per procedere contro l'intera organizzazione. All'alba del 29 settembre 1984, quasi tutti i 366 imputati erano nelle mani della polizia. Tra gli arrestati c'era Vito Ciancimino, che era stato sindaco di Palermo e che continuava a mantenere una pesante influenza nell'assegnazione degli appalti pubblici. L'arresto di Ciancimino mise subito in questione il ruolo svolto da altri politici palermitani, in particolare Salvo Lima. Giovanni Falcone sapeva che Tommaso Buscetta non gli aveva detto tutto. Quando si è trattato di intrattenersi sui rapporti tra mafia e politica, ha preferito non parlarne, dicendo che i tempi per lui non erano ancora maturi. È scritto nelle sue dichiarazioni, in uno dei tanti verbali, che se lui avesse parlato di politica bisognava decidere chi sarebbe morto prima, o lui o Falcone. Già la mia condanna è stata emessa. Eppure, alla fine del 1984, Buscetta iniziò ad aprirsi un po' di più. Che poi pentito non sono. Confermò per la prima volta che i cugini Ignazio e Nino Salvo erano mafiosi. Erano a tutti gli effetti gli emissari di Cosa Nostra nei palazzi del potere. Due giorni dopo, Falcone ordinò il loro arresto. Nel 1985 i preparativi del maxi processo di Palermo si erano imposti come una priorità nazionale. Una nuova aula giudiziaria fu costruita all'ombra del carcere di massima sicurezza del Lucciardone. L'edificio era grande quasi quanto uno stadio. Realizzato in cemento armato, era stato studiato per resistere persino a un attacco missilistico. Con l'approssimarsi del processo, anche le misure di sicurezza per i magistrati del pool furono drasticamente aumentate. I giudici erano sotto scorta 24 ore su 24. Per permettere i loro spostamenti, le strade venivano sgomberate, mentre un elicottero della polizia li sorvegliava dall'alto. Giovanni Falcone è un eroe. Costretto a vivere 16 ore su 24 in un piccolo ufficio di acciaio e cemento per lottare contro la mafia, non può assaporare i piccoli piaceri della vita quotidiana. È vero quello che dicono? Beh, diciamo che c'è molto di vero, sì, indubbiamente questo tipo di attività incide pesantemente sulla privacy, questo non c'è dubbio. E come lo vive lei? Ma direi con rassegnazione. Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo Sì. significa che non ha paura? L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza. Più ci si avvicinava al processo, più si aveva la sensazione che lo Stato avesse finalmente deciso di affrontare davvero la mafia. La gente di Palermo cominciava a trovare il coraggio di parlare. La mafia è ancora forte e decide.
In questo nuovo clima, la Democrazia Cristiana scelse come sindaco di Palermo Leoluca Orlando, un democristiano riformatore e indipendente, che ben presto dimostrò di esserlo più di quanto il suo partito non si fosse aspettato. Lasciai di fare per un po' la fotografa ed entrai in giunta con Orlando, per cui so quello che poi ci si mise come carica e so i contatti che avevamo continuamente con Falcone, Borsellino e tutte le cose che si stavano muovendo in questa città. Sì, il comune di Palermo si costituì parte civile e questo fu un segnale molto forte, molto, molto importante per la gente. La gente era si sentiva confortata. Nonostante il clima a Palermo stesse cambiando, la mafia lanciò la sua controffensiva. Il 28 luglio 1985 Falcone, Borsellino e il vicequestore Ninni Cassarà accorrevano sul luogo dove la mafia aveva assassinato Beppe Montana, un giovane funzionario di polizia impegnato nella caccia ai latitanti. Una settimana dopo, anche Cassarà era morto. Un gruppo di fuoco composto da almeno 8 sicari che lo aveva atteso davanti a casa gli scaricò contro 200 colpi sotto gli occhi della moglie. L'agguato è scattato a 10 minuti dalle 16. Cassarà, che era a capo della sezione omicidi, rientrava a casa, un condominio di recente costruzione nella zona dello stadio. I sicari avevano calcolato tutto. Hanno usato... Dopo il funerale di Cassarà, la polizia si presentò in piena notte nelle abitazioni di Falcone e Borsellino, obbligando i due magistrati a fare immediatamente i bagagli. Furono portati nell'isola dell'Asinara in Sardegna, l'Alcatraz italiana. Per completare l'ordinanza di rinvio a giudizio, i due furono costretti a rifugiarsi in un carcere di massima sicurezza. Fu una decisione che accettammo con estrema sofferenza perché comportò il trasferimento all'Asinara anche delle nostre famiglie. L'unica compagnia era quella del direttore del carcere e di sua moglie e di qualche guardia carceraria, nonché di qualche detenuto. L'8 novembre 1985 l'ordinanza di rinvio a giudizio era completa. 8.697 pagine raccolte in 40 volumi in cui si esponevano le prove a carico di 475 imputati. Il processo si aprì nel febbraio del 1986. Erano presenti più di 600 giornalisti di ogni parte del mondo, assieme a centinaia di altri spettatori. La Corte! All'interno delle gabbie che ospitavano questi mafiosi, alcuni dei quali, molti dei quali, capi mafia veri, c'era una sorta di incredulità. Cioè a questi che erano abituati spudoratamente e con i loro metodi a comandare, accompagnati direi quasi storicamente, se non dalla certezza della impunità, diciamo da un rischio di essere puniti molto marginale, improvvisamente ritrovarsi all'interno di quest'aula con una corte d'assisa pronti a giudicarli. Allora sembrava quasi incredibile. E allora all'inizio c'era questo atteggiamento che tentava di ricorrere a tutti i possibili cavilli procedurali, se non per far saltare il processo, quantomeno per ritardarlo, per complicarlo, per rendere il percorso lungo, tortuoso e difficile. Un po' di libertà, quella che può essere dentro il cancello. Ora, queste guardie che messe qui davanti guardano continuamente qui dentro, uno privo di allungare lo sguardo verso la corte e seguire il discorso che si svolge. Ma io veramente allora, non ho... Ma queste sono misure ordinarie di sicurezza che ci ma sono qua, tutta ma la... questa dinanzi siamo chiuse, insomma, l'ordinario di sicurezza qual è? Quello di innervosire il detenuto e non farlo ascoltare? Io non lo so. Mi è piaciuto sempre a me, insomma, allontanarmi... da certo ambiente, da subcultura, io ho, se mi consentite, no siete, io ho arsura a deserto di imparare, signor Presidente. Ma hai avuto mala sorte, Dio santo, mala sorte, se mi consentite, non uso i termini, io
di vittimismo, di persecuzione che a voi so che non piace. Ma è stato sventuratello, signor Presidente. Ci giuro in parola mia, sventuratello è stato. C'è che è un capolavoro, lassù qualcuno mi ama. Ma io penso a qualcuno qua giù mi ama della polizia. Il processo si impantanò per più di un mese in dispute procedurali e qualcuno iniziò a domandarsi se gli ex mafiosi avrebbero avuto davvero il coraggio. Riccardo Provenzano. D'Angelo Mario, D'Attilo Sebastiano, De Rizzo Pietro Luigi, Di Gregorio Salvatore. Fu un risultato storico, ma era solo il primo round di uno scontro che avrebbe infuriato per altri 4 anni durante il processo d'appello. Gerna Salvatore, insieme. 3 giorni per lo parlare, l'udienza. In un altro paese, gli artefici di una tale vittoria sarebbero stati considerati un patrimonio nazionale. Dopo aver vinto la prima battaglia, ci si sarebbe aspettato che Falcone e i suoi colleghi fossero messi nelle condizioni di vincere la guerra. Invece in Italia avvenne proprio il contrario. Nel giro di pochi mesi, attorno al pool di Palermo, tutto sarebbe cambiato. Borsellino accettò di diventare procuratore capo della Repubblica a Marsala. Anche Antonino Caponnetto sentì che era giunto il momento di lasciare Palermo. Per 4 anni e mezzo aveva vissuto come un prigioniero in una caserma della Guardia di Finanza ed era impaziente di tornare a Firenze dalla sua famiglia. Caponnetto era convinto che Falcone avrebbe preso il suo posto. Ma gli avversari di Falcone all'interno della magistratura si mossero dietro le quinte per promuovere la candidatura di Antonino Meli, giudice della Corte d'Appello di Caltanissetta, con un'anzianità di gran lunga maggiore, ma quasi nessuna esperienza di indagini di mafia. Meli è una persona per bene, per carità. Credo che fu tirato dentro da manovre che non capì nemmeno lui. Avrebbe potuto benissimo aspirare alla presidenza del tribunale, invece lo convinsero a concorrere per un posto di importanza minore, ma in quel posto dava fastidio a Falcone, impediva a Falcone di andarci. Alla vigilia del voto, Caponnetto si offrì di ritirare la richiesta di trasferimento, ma Falcone ricevette assicurazioni che la sua candidatura avrebbe prevalso. Il risultato della votazione dimostrò invece che era stato ingannato. 14 voti per Antonino Meli, 10 per Falcone, 5 astensioni. Da profondo conoscitore della mafia, sempre attenta a interpretare segnali e messaggi, Falcone si convinse che questa pubblica sconfessione lo avrebbe lasciato pericolosamente vulnerabile. Meli tornò ai metodi tradizionali, interrompendo di fatto l'esperimento del pool, che aveva consentito ai magistrati di avere una visione globale di Cosa Nostra. La situazione di Palermo faceva parte di una più ampia controrivoluzione. Scottata dalla sconfitta del maxi processo, la mafia iniziò a mettere in discussione il suo appoggio alla Democrazia Cristiana. Nel 1987 il Partito Socialista e il Partito Radicale lanciarono una forte campagna in difesa dei diritti degli imputati. Nelle elezioni di quell'anno entrambi aumentarono i loro voti in Sicilia. In realtà il partito che Cosa Nostra appoggiava era la Democrazia Cristiana, non certo il Partito Socialista. Successivamente si è preso il perché. Perché si decise allora di votare quasi totalmente da parte di tutti gli uomini d'onore per il Partito Socialista, perché la DC non aveva mantenuto, secondo loro, gli impegni assunti. I socialisti forse avevano appreso le sottigliezze della politica elettorale siciliana. Il Parlamento approvò una serie di riforme tese ad aumentare le garanzie degli imputati, riforme che costituirono seri ostacoli per le complesse inchieste di mafia.
uno dei risultati fu che 3.000 criminali condannati in primo grado, tra cui molti boss, poterono uscire di prigione. A neanche un anno dalla fine del maxi processo, il lavoro del pool antimafia era un punto morto. E contro questo insorse Paolo Borsellino. Paolo Borsellino fece un'intervista in cui denunciò con molta puntualità e molta precisione quello che accadeva all'ufficio istruzione dall'arrivo di Meli in poi. Si era reso conto, e me lo disse, che si era arrivati a un punto in cui la lotta alla mafia per quell'epoca era arrivata al punto più basso di tensione, e quindi era importante per lui togliere l'alibi a chiunque, anche nel mondo delle istituzioni, l'alibi di non sapere. Le dichiarazioni di Borsellino ebbero un impatto enorme. Il Consiglio Superiore della Magistratura avviò un'indagine sulla situazione a Palermo. Certamente il capo della Procura di Marsala ha confermato ai consiglieri del CSM le denunce fatte nei giorni scorsi sui tentativi di smantellamento del pool antimafia. Di fronte al precipitare della situazione, con la carriera di Borsellino a repentaglio, Falcone decise di alzare la posta. Diede le dimissioni. Dopo una seduta durata tutta la notte, si raggiunse un blando compromesso con un invito a Falcone e Meli ad appianare le loro divergenze. Falcone non ebbe altra scelta che ritirare le proprie dimissioni. Quella crisi però lo lasciò in una posizione ancora più debole ed esposta. L'atmosfera al Palazzo di Giustizia di Palermo venne ulteriormente avvelenata da una serie di lettere anonime che cominciarono a circolare nelle sue stanze. Accusavano Falcone di gravi irregolarità. Le accuse si rivelarono infondate, ma dimostravano una conoscenza approfondita di indagini riservate, tale da portare molti a sospettare che l'autore, soprannominato il Corvo, fosse un altro magistrato palermitano. E Falcone capì che quelle lettere anonime che lo accusavano addirittura di avere utilizzato dei pentiti per fini personali quasi, e di averli addirittura autorizzati a compiere degli omicidi, era un'accusa talmente grave che avrebbe avuto delle conseguenze. Soprattutto lui pensava che in quella circostanza si era verificata quella che lui chiamava la saldatura tra interessi bassi, che erano gli interessi di Cosa Nostra, e interessi un po' più raffinati, che erano gli interessi politici. Addaura è una località balneare a pochi minuti da Palermo. Nel 1989 Falcone e sua moglie vi affittarono una casa sul mare. Alla metà di giugno gli uomini addetti alla sicurezza trovarono una bomba proprio sotto la villa. 23 kg di gelatina dentro una cassetta metallica chiusa ermeticamente. Un ordigno micidiale che avrebbe distrutto ogni cosa e lacerato a morte una persona entro un raggio di 20 metri. Lui fu preso con mezza barba fatta e mezza no dai suoi uomini, messo nella macchina e blindato e portato al Palazzo di Giustizia. Intanto. Io ero in ufficio con altri colleghi, ma ero in ufficio quando lui arrivò la mattina dicendo: hanno scoperto un attentato, hanno scoperto una bomba, hanno scoperto una borsa, eccetera. E soprattutto ricordo bene il dolore di Giovanni Falcone quando cominciarono a circolare da subito le voci che l'attentato se l'era fatto lui. Guardano la sua stanza, lui era solo, e mi racconta quello che in quel momento sapeva. E questa è un'altra cosa che io non posso dimenticare, perché tutti e due, io lo apprendevo in quel momento, a tutti e due è venuta in mente la stessa cosa: ma questa mafia solo è. Non l'avevo mai visto così spaventato, così nervoso. Io l'ho visto dormire per terra per non adagiarsi in un sonno facile. E l'ho visto per la prima volta armato, l'ho visto con la pistola.
in tanti anni io non l'avevo mai visto, che non sapevo neppure che lui avesse un'arma. La sera invece alla Daura l'ho visto tirar fuori la pistola, poggiarla vicino a dove sarebbe andato a riposare, a dormire, e l'ho visto pretendere dalla moglie, da Francesca, che andasse via dalla villa per non farle correre il rischio. Lui riteneva molto concreti e molto esistevano le condizioni per muoversi con efficacia sul versante politico. Nel luglio Andreotti fu nominato presidente del Consiglio per la sesta volta nella sua lunga carriera. Con Andreotti al governo sembrò che la controffensiva mafiosa acquistasse un nuovo impulso. Nel gennaio del 1990 la Democrazia Cristiana costrinse il sindaco Leoluca Orlando alle dimissioni, ponendo fine ad un'esperienza riformatrice durata 5 anni. Anche il movimento antimafia batteva in ritirata. Intanto a Roma la prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Corrado Carnevale, annullava le sentenze di molti processi di mafia per vizi di forma e piccoli errori procedurali. Quei processi dovevano ricominciare da capo. Nell'autunno un rapporto di polizia segnalava uno spaventoso aumento dei crimini collegati alle attività mafiose. Omicidi più 11%, estorsioni più 27%, attentati dinamitardi più 23%, incendi dolosi più 38%. Un rituale preciso dell'ennesima prova della sua. Gli inquirenti stanno indagando anche su altri episodi avvenuti nei mesi scorsi. Da Catari l'inizio di questo nuovo assalto della mafia. 60 a Palermo, i delitti saldati da quel filo potrebbero essere addirittura una ventina. Delitti finora che sembravano slegati, ma che alla luce degli ultimi agguati appaiono forse frutto di una stessa strategia. Certamente l'attacco viene dai corleonesi. Ma luce a brancaccio significa morire. È caduto sotto il fuoco dei killers. I compiti della strategia. Ma qui sono tutti certi che la scia di sangue purtroppo è solo all'inizio. L'emergenza criminale metteva quotidianamente la mafia in testa ai notiziari, ponendo sotto notevole pressione il governo Andreotti. Nella realtà italiana il governo ciclicamente si è risvegliato contro la mafia, quando non c'era niente da fare, quando non poteva non fare niente. E anche Andreotti ha fatto leggi antimafia proprio perché non poteva non fare altro. Ma la battaglia politica che questi signori hanno fatto contro la Primavera Siciliana, contro la possibilità politica di combattere la mafia, quindi di combattere la mafia a livello di amministrazioni locali, amministrazioni regionali, provinciali, di combattere la mafia sul piano degli appalti, delle istituzioni pubbliche, è stata una battaglia politica molto ma molto dura. Loro erano i nostri nemici, Martelli, Craxi, Andreotti, erano i nemici di quella parte della Sicilia politica che voleva combattere la mafia. Alla fine del 1990 Andreotti promise di fare della lotta al crimine organizzato una delle priorità del suo governo. Nel febbraio del 1991 nominò Claudio Martelli, astro nascente del Partito Socialista, nuovo ministro della giustizia. Voglioso di esibire le nuove credenziali antimafia del governo, Martelli chiese immediatamente a Giovanni Falcone di unirsi al suo staff a Roma come direttore generale degli affari penali. Gli amici di Falcone pensavano fosse un modo per renderlo inoffensivo.
ma lui dimostrò il contrario. Mi resi conto con l'andare del tempo che la sua scelta era stata una scelta importante, perché era andato a occupare un posto dove incideva veramente nell'azione non più di un ufficio solo come la Procura di Palermo, ma di tutto lo Stato. Quindi, vista in prospettiva futura, era una scelta vincente, perché la lotta alla mafia si fa in Sicilia, ma si vince a Roma, secondo me. Per l'autunno era fissato l'esame in corte di Cassazione del maxiprocesso. Così Falcone iniziò ad interessarsi del giudice Carnevale, soprannominato l'ammazza sentenze. Esaminandone i precedenti professionali, Falcone scoprì che il giudice aveva commesso una grave mancanza di ordine etico. Per evitare una sanzione disciplinare, Carnevale chiese di essere trasferito. Così, quando il 31 gennaio 1992 la Cassazione mise il verdetto sul maxiprocesso, l'ammazza sentenze non c'era. Squilla il telefono, rispondo e dall'altra parte c'era Falcone, il quale mi disse: hai saputo la sentenza? Io non l'avevo saputo ancora, era stata emessa un'ora prima, due ore prima. Dico: no Giovanni, com'è andata? Non ti dico niente, non abbiamo vinto, abbiamo stravinto. Quel momento che succedeva, che per esempio gli ergastoli diventavano definitivi, cioè il gota mafioso conosciuto non usciva più al carcere, e lui già allora era molto pessimista, forse con qualche ragione, dicendo: Giuseppe, può succedere di tutto secondo me dopo questa sentenza. Ai primi di marzo, un gruppo di fuoco mafioso uccideva Salvo Lima nei pressi della sua villa di Mondello. La mafia gettava un cadavere davanti alla porta del presidente del Consiglio. Un sinistro avvertimento. Un suo ricordo sull'onorevole Salvo Lima. Io lo ricordo come persona di grandissima intelligenza. Non ho mai da lui sentito perorare cause non giuste, l'ho sempre visto dalla parte della povera gente, quindi lo ricordo non solo perché era un amico, ma obiettivamente con grande rimpianto e con enorme stima. Cosa succederà in Sicilia? Sabato 23 maggio Giovanni Falcone partì da Roma per Palermo. Il giudice e sua moglie atterrarono all'aeroporto di Punta Raisi alle 17.40. Tre auto della polizia con sette uomini di scorta li aspettavano per accompagnarli in città. Quando le auto giunsero nei pressi di Capaci, l'autostrada venne sventrata da una spaventosa esplosione. Fermammo la macchina là e raggiunsi a piedi il cratere, dove c'erano ancora le autovetture, ovviamente erano tutte lì, ma le vittime erano state già portate via. E c'erano quelli che facevano i rilievi. Perché
proprio non sapevo da dove dovevo cominciare la mia reazione alla tragedia che era successa. Non si avevano ancora notizie precise, era passata circa mezz'ora dall'attentato. E ricordo che quando andai a prendere Borsellino sotto casa sua, si pensava si fosse trattato di un'autobomba. E raggiungemmo l'ospedale dove Falcone si trovava ancora al pronto soccorso. Vidi Paolo Borsellino avere un attimo di smarrimento, di disperazione. E devo confessare che in quel momento non capii neanche perché. Perché Falcone era lì davanti a noi. Me ne resi conto un attimo dopo, vedendo la rassegnazione anche nel volto dei medici e degli infermieri che si trovavano lì. Proprio in quel momento ci fu davvero da parte mia una grave difficoltà, una forte difficoltà a comprendere ciò che era accaduto davvero. Mi sorprese il fatto dell'aspetto del suo viso, che ho trovato composto, sereno, come qualche volta lo trovavo quando entravo nel suo ufficio. Ha soltanto una piccola ferita all'altezza della fronte, ma era il Giovanni di sempre. Ricordo ancora questo così, questo odore di che mi impedì di accedere in questa cella frigorifera. Ricordo solo un piede che una barella ma è questo odore di, come dire, di camera mortuaria, che è un misto di medicinale e odore di cadavere, specialmente quando i cadaveri hanno subito dei traumi, che è un odore che ovviamente chi fa il pubblico ministero si porta dietro, però sul momento c'era proprio una sorta di cappa di shock che gravava su tutti quelli che ci trovavamo lì e che poi si estese a tutta Palermo. Io, Rosaria Costa, vedova della gente Vito Schifani mio, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Di cambiare. Loro non vogliono cambiare, loro. Loro non cambiano. No, non è il tuo padre. Vi chiediamo per la città di Palermo, signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza, l'amore per tutti. Non c'è amore.
Per ridare credibilità al suo impegno antimafia, il governo volle fare di Borsellino il naturale erede di Falcone. Quotidianamente il suo nome veniva affiancato a quello dell'amico ucciso, mentre si avanzava l'ipotesi di affidargli la super procura antimafia. Io lo trovai stravolto, proprio stravolto, tesissimo, ma determinatissimo. E allora mi venne istintivo, gli senti Paolo, datti una calmata, so che lavori come un pazzo la mattina alla sera, vai a casa poco. E lui mi disse questa frase che poi disse anche al caponetto di Giuseppe, io ho poco tempo, molto poco tempo. Devo dire che vigliaccamente feci finta di non capire e cambiare argomento. Mentre Falcone metteva tra le possibilità quelle di essere ammazzato, Borsellino alla fine ci mise la certezza, cioè Borsellino era certo di essere ammazzato e nonostante ciò non è scappato. Che mi fermò, non ho mai visto il corpo di Paolo. Tutto a pezzi, lui non c'era più, non c'era più nessuno, erano tutti brandelli, pezzi di corpo, pezzi di pancia, pezzi di gambe. Io non ho fotografato. È finito tutto. Ma non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Disgustata da un governo che non aveva saputo proteggere suo marito, Agnese Borsellino respinse l'idea di funerali di Stato e optò invece per una cerimonia privata dalla quale furono esclusi i politici. Questi ultimi ebbero la loro giornata di passione ai funerali dei 5 agenti di scorta uccisi assieme a Borsellino, che si tennero nella cattedrale di Palermo. All'arrivo dei politici, la folla inferocita ruppe i cordoni dei 4.000 agenti chiamati a mantenere l'ordine. La gente di Palermo in tumulto giunse a spintonare il capo della polizia e lo stesso presidente della Repubblica, che fu sottratto a stento alla calca. Guarda, scritto in un muro di un quartiere povero. Comunque
successero cose, vuol dire che la gente non ne poteva più. Sia come mai fino ad allora. Obbligato a reagire, il governo inviò 7.000 soldati per riprendere il controllo dell'isola. Di lì a poco, il Parlamento approvò il primo programma di protezione dei testimoni. Ai mafiosi disposti a collaborare venivano offerte riduzioni di pena, una misura che Falcone e Borsellino avevano invocato per quasi un decennio. Si fecero avanti più di 1.000 nuovi collaboratori di giustizia. Ricordo questo periodo storico perché c'erano numerosi uomini d'onore che erano in coda per renderci le dichiarazioni. Si era diffusa nelle file dell'organizzazione mafiosa la sensazione di una sorta di 8 settembre, cioè tutti a casa, è tutto finito, lo Stato ha vinto. Il 15 gennaio 1993, un successo decisivo. La polizia arrestò Totò Riina, proprio nel centro di Palermo, esattamente laddove il boss dei boss era sempre vissuto nei suoi 23 anni da ricercato. Colpita nei suoi gangli vitali, la mafia sembrava prossima alla fine. Eccolo il boss dei boss, una cella di 20 metri quadri. Dopo l'arresto di Riina, l'intricata matassa delle collusioni tra mafia e politica cominciò a dipanarsi con grande rapidità. Grazie alle testimonianze di numerosi collaboratori di giustizia, gli inquirenti furono in grado di dimostrare che Salvo Lima aveva ricevuto precisi ordini di aggiustare il maxi processo. Non avendo raggiunto lo scopo, doveva essere ucciso. La connessione con gli assassini di Falcone e Borsellino, gli architetti del processo, risultava ora evidente. Cosa Nostra aveva saldato il conto. Otto mesi dopo, i giudici di Palermo accusavano Giulio Andreotti di collusione con la mafia. Era l'inizio di una nuova epoca. Sembrava che quasi ci fosse una nuova etica politica ed era visibile come non ci fossero, come fosse pericoloso per il politico avere a che fare con la mafia. Tutti ne prendevano le distanze. Poi è venuta la fase attuale, la fase in cui appunto proprio perché il potere politico si è disinteressato dalla mafia, perché la mafia ovviamente intelligentemente non spara più, non fa più morti, non si presenta più all'attenzione con omicidi, con stragi, e questo potere politico se ne disinteressa, ovviamente ne prende i voti, ne approfitta, ne lo usa, ma se ne disinteressa a livello istituzionale. Ecco, questi rapporti sono ritornati ad essere sempre più stretti, sempre più visibili, e questo è il tragico, sempre più palesi, senza che succeda niente. La mafia è una componente organica del sistema di potere italiano. Finché c'è un sistema di potere organizzato in una certa maniera, la mafia dentro quel sistema, la mafia non ha ideologie, non è né di destra né di sinistra, la mafia è col potere. Questo è il momento in cui Bettino Craxi esce dal suo quartier generale, lotta il Raffaele, vedete, aumenta l'urlo della gente, c'è un lancio di monetine e di altri oggetti. Questo sistema politico salta, ne nasce uno nuovo, la cosa più normale che la mafia ha interesse e voglia di fare è cercare all'interno di questo nuovo, ma non è che si fa spingere da scelte ideologiche o di condivisione di valori. La Sicilia, che nel passato era stata solidamente democristiana, nelle elezioni del 2001 consegnò alla coalizione di Berlusconi tutti e 61 i suoi seggi parlamentari. Imputato in vari processi per corruzione, Berlusconi mise al centro del suo programma la necessità di porre un freno a quello che definiva l'eccessivo potere dei giudici inquirenti. Sin dal suo insediamento, Berlusconi ha lanciato una virulenta campagna mediatica contro settori della magistratura. Questi giudici sono completamente matti. Per prima cosa lo sono politicamente e secondo sono matti comunque. Per fare quel lavoro devi essere mentalmente disturbato. Si conclude così l'intervista a Berlusconi pubblicata in esclusiva sulla Voce di Rimini. A Udine, davanti agli amministratori di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha attaccato oggi la sinistra con queste parole. Agiscono a colpi di giustizia, ha detto il Premier. Il giustizialismo, il collateralismo che hanno con
quel manipolo di magistrati combattenti che sono lì apposta per cercare di fare con dei colpi di giustizia ciò che non riescono a fare con dei colpi di democrazia. Non chiediamo. Grazie alla sua ampia maggioranza, Berlusconi è riuscito a far approvare una serie di leggi che ancora una volta complicano il lavoro dei magistrati antimafia. Sulla base delle testimonianze di nuovi pentiti, gli inquirenti hanno iniziato a indagare su alcuni collaboratori di Berlusconi per i loro presunti legami con il crimine organizzato. Per parte sua, il Parlamento ha drasticamente limitato il programma di protezione dei testimoni, la legge cruciale approvata dopo gli omicidi di Falcone e Borsellino. Da quando sono entrate in vigore le nuove norme, vi sono stati ben pochi collaboratori di giustizia. È finito così il periodo di defezioni di massa che aveva messo a repentaglio il futuro di Cosa Nostra. Nel 2003, dopo una battaglia legale durata 10 anni, l'ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti è stato assolto dalle accuse mosse contro di lui. Ma la sentenza della Corte ha evidenziato le sue responsabilità politiche per la lunga collusione del suo partito con la mafia. Dire che io pure sono contento, va bene, grazie. Nel Palazzo di Giustizia di Palermo i magistrati continuano il loro lavoro. Nel dicembre del 2004 uno dei più stretti collaboratori di Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, è stato riconosciuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa. Alla pena di 9 anni di reclusione. Senatore e fondatore di Forza Italia, il partito del Presidente del Consiglio, Dell'Utri è stato condannato a 9 anni in primo grado. Questo signore è un gran colpevole, ha una grande colpa, una grande responsabilità. Senza di lui Forza Italia non esisterebbe. Dell'Utri rimane senatore e Berlusconi lo ha incaricato di dirigere la campagna elettorale del 2006. Cosa Nostra oggi è forte come sempre. La maggioranza degli imprenditori siciliani paga il pizzo e si ritiene che la mafia controlli una gran parte degli appalti pubblici, infiltrandosi nella vita economica italiana come un cancro. In questa tragica catena di successi e sconfitte per me una cosa è certa. Quando lo Stato italiano impegna le sue energie per combattere la mafia, vince. Falcone e Borsellino lo hanno dimostrato. La mafia è un'organizzazione i cui membri possono essere assicurati alla giustizia, non un misterioso fenomeno antropologico. Ma neppure dopo i loro spettacolari assassini, lo Stato ha voluto spezzare quella catena. Ancora una volta ha deciso di ignorare Cosa Nostra, consentendole di recuperare la propria forza. Il sacrificio di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino dunque è stato un prezzo altissimo che hanno pagato loro con la loro vita, le persone che sono morte con loro, un prezzo altissimo che loro hanno pagato per questo nostro Stato, convinti certamente che tutto quello che hanno fatto sino al momento della loro morte era fatto nell'interesse della collettività, era fatto per fare crescere questa Sicilia, era fatto per creare appunto un futuro migliore a tutti noi. Però io me lo sono chiesto negli ultimi anni, me lo sono chiesto più volte, ma ne è valsa la pena? Ma al punto in cui siamo, che io a questa domanda non riesco a dare una risposta conclusiva, una risposta saggia, una risposta lucida. Sono stata 2 anni chiusa, quasi sempre chiusa in casa, non incontro più nessuno, non sono delusa, sono piena di dolore. Io non ci posso stare qua, divento pazza. Me ne sono andata a Parigi solo perché ho trovato una stanza a Parigi
ma non rimarrò a Parigi, devo stare però lontana da Palermo, non lo posso vivere ancora lo strazio di che niente è cambiato, non lo posso vivere questo strazio. Poi io sono siciliana, io voglio il meglio per la mia terra, non mi accontento di questo poco, ho 70 anni quasi, cosa